Bentornati a Buongiorno Verona Live, sono le 11:53 minuti e siamo tornati in diretta per parlare di nuovo di arte in un certo senso. Parliamo di architettura e diamo il benvenuto al nostro ospite Alberto Vignolo, direttore della rivista Architetti Verona. Benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. Allora, dunque, Architetti Verona, insomma, ne parliamo oggi perché il 24 di settembre, quindi qualche giorno fa, si è tenuta la premiazione 2021, insomma, di Architetti Verona, un premio che arriva insomma dal 2009, cioè dal 2009. Spieghiamo un attimo di cosa si tratta. Sì, il premio è in realtà il corollario di un'attività che è quella organizzata dalla rivista Architetti Verona, che ha una storia molto più antica. È stata fondata addirittura nel 1959 da un gruppo di allora giovani architetti e continua tutt'oggi ad essere pubblicata dall'Ordine Architetti di Verona. Nel 2009, quindi, si è pensato in parallelo alle pubblicazioni che continuano cartacee e anche con una parte online, di istituire questo riconoscimento per valorizzare in modo il più ampio possibile i progetti realizzati nel nostro territorio di riferimento, che è quello di cui si occupa la stessa rivista, cioè il territorio di Verona e della sua provincia. Quindi il premio va delle opere realizzate e naturalmente poi viene, come dire, fisicamente il premio viene ritirato, se ne fanno carico in senso positivo i progettisti, Certo. e quest'anno appunto siamo arrivati alla sesta edizione del premio con il momento finale, la cerimonia di assegnazione che si è tenuta appunto venerdì 24. Esatto, tra l'altro in una location stupenda, vediamo qua il Parco Murlongo di Costermano, Sì. veramente bellissima, una location Questo insomma di luogo tutto ha un significato molto rispetto. particolare perché si rifà alla storia stessa del premio. Nel 2009 il riconoscimento venne istituito come premio ad honorem per le opere realizzate dall'architetto milanese Angelo Mangiarotti in provincia di Verona. Questo stesso parco residenziale, un complesso di case per vacanze a Murlongo, nel comune di Costermano sul Garda, e altre sempre in provincia di Verona. Siccome quest'anno correvano i 50 anni di questa architettura straordinaria, e in realtà neanche conosciuta così tanto da tutti, abbiamo pensato di simbolicamente festeggiarla attraverso la cerimonia di consegna del premio che abbiamo organizzato lì, in una giornata anche baciata da un clima ancora splendido. Siete stati Sì, fortunati siamo stati allora. molto fortunati. Ecco, e citiamo anche un attimo le opere vincitrici perché ce ne sono state quattro più poi insomma Due due menzioni, riconoscimenti, sì. due menzioni, esatto. Sì, il premio ha attribuito una serie di riconoscimenti a seconda della tipologia dell'opera architettonica realizzata. C'è stato un premio per la categoria allestimento interni, che è andato al progetto per l'illuminazione dell'ipogeo di Santa Maria in Stelle a Verona, un progetto firmato da due giovani architette, Lorella Marconi e Cinzia Todeschini. Per invece la categoria nuove costruzioni, c'è stato il riconoscimento attribuito ad una villa costruita sul lago di Garda a Peschiera dallo studio Ardiali Fornasa Associati e una menzione a un progetto dello stesso studio, casualmente, proprio perché appunto il premio va all'opera, sempre un complesso residenziale, ancora sul lago, ma a Torri, per la precisione ad Albisano, una serie di case gradonate. Quindi, interessante perché sono due diverse declinazioni del tema Certo, dell'abitare. eh sì. Poi ancora, per la categoria restauro e recupero, due progetti molto diversi ma entrambi molto interessanti. Il vincitore assoluto è il restauro del Forte Tesoro a Sant'Anna d'Alfaedo, un'opera di per sé straordinaria che è stata, come dire, riscoperta e riportata alla luce, perché il restauro è sempre un'operazione di non di invenzione, ma Sì. di messa in luce, fondamentalmente. E
e la menzione invece in questa stessa categoria invece per il recupero di una costruzione rurale, una cascina al Chievo, a Verona, opera dello studio WOC Architetti Associati, mentre il restauro di Forte Tesoro è un'opera firmata dall'architetto Fiorenzo Meneghelli. Ultima categoria, spazi pubblici e paesaggio, il vincitore è il Brolo, costruito a margine della cantina Gorgo a Custozza, quindi sì. Siamo insomma campagna, è un'opera di Bricolo Falsarella Associati che già avevano costruito la cantina qualche anno fa e quindi aggiunge questo tassello molto interessante e che dialoga proprio con il paesaggio circostante, il paesaggio vinicolo delle colline del Custozza e quindi in questo senso ha convinto la giuria e ha meritato questo riconoscimento. Ecco, qua vediamo anche la foto dei premiati intanto, ecco qua tutti insieme. C'è una foto di gruppo sì. E al centro c'è anche un signore un po' più anziano, bisogna dirlo, rispetto agli altri, e si tratta dell'architetto Luciano Cenna, il quale ha ricevuto un premio ad honorem per il suo lavoro pluridecennale che è stato compiuto in realtà assieme al collega Luigi Calcagni che è scomparso nel 2020, quindi per Calcagni il premio è andato alla memoria. Si tratta di due figure di architetti molto significativi per quello che hanno costruito a Verona e non solo. L'attività dello studio continua tutt'oggi, Calcagni e Cenna Associati per molti anni, dal 1983 lo studio si chiama Arteco, tantissime le realizzazioni a Verona, dal restauro della Gran Guardia al Centro Palladio, al Palasport, certo. Tantissimi edifici residenziali e opere anche importanti fuori città come il recupero dello Stadio Olimpico di Torino per le Olimpiadi, il nuovo Museo Civico a Belluno negli ultimi anni e tantissime altre opere. Certo. Quindi delle figure molto importanti per la cultura architettonica veronese. E insomma, veramente un evento molto importante con figure di spicco, diciamo così, l'abbiamo capito ormai. Ecco, per quanto riguarda la prossima edizione del premio. La prossima edizione, adesso magari respiriamo un po' perché l'organizzazione di questi eventi richiede sempre molte sì. energie, quindi facciamo un bel respiro. Sicuramente l'iniziativa è valida, è ricca e suscita sempre un grande interesse e di questo ci rende molto orgogliosi. E per le prossime edizioni naturalmente invitiamo i nostri colleghi sempre a lavorare con passione e quindi a realizzare delle opere che poi possono essere anche degne di un eventuale riconoscimento. Lo spirito di competizione è uno stimolo a fare sempre meglio per tutti anche nel campo architettonico. Naturalmente le architetture sono dei fenomeni complessi, ci sono i progettisti ma ci sono i committenti che sono molto importanti, sì. Ci sono tutti i tecnici collaboratori, le imprese, perché un'opera riesca al meglio ci vuole un equilibrio tra tutti questi fattori. Non basta sempre ai noi lo spirito e la volontà del progettista, a volte sì. Ci sono delle circostanze che remano contro, altre volte delle circostanze favorevoli e quando si raggiunge un risultato positivo vuol dire che c'è un equilibrio anche dei fattori al contorno. Assolutamente sì, questo è vale un po' per tutto, vale anche per tutto, certo. Ecco. Bene, allora Alberto, io ti ringrazio per essere stato mio ospite oggi e veramente complimenti per quello che state facendo, per tutti questi progetti che state portando avanti. Rivista. Ed ecco anche la rivista, perché giustamente insomma il premio tutto nasce da qua. Esatto, tutto nasce dalla rivista Architetti Verona, quindi insomma veramente complimenti per tutto. Grazie a voi. Benissimo, e allora anche noi vi salutiamo, diamo spazio adesso al GR Nazionale e poi dopo ancora un po' di musica e nuovi ospiti. A tra poco.